Senti, tu parlando prima dicevi che c'è avuto un grande rapporto con i ragazzi, anche perché quando sei arrivata eri ragazzo anche te, insomma. E parlando con Nicola, con Giorgia, così è venuto fuori che comunque tu ti sei impegnato tanto, soprattutto per creare la comunità dei ragazzi e per tenerli insieme, soprattutto legata a una festa, quella di San Michele. Non è che magari, già come facevi? Che cosa si faceva durante la festa di San Michele che veniva fuori? La preparazione era, perché allora per quel periodo lì praticamente venivano da Roma, venivano appena finite le scuole e c'erano fino alla festa di San Michele, perché l'anno scolastico cominciava il primo ottobre, Quindi San Michele quando è? Quando la faceva? 29 29 settembre, la settembre. festa di La San festa di San Michele. Michele. Quindi facevano, partecipavano alla festa e il giorno dopo partivano, perché con i bambini, le mamme, le nonne, Tutti. soprattutto le nonne, stavano qui, con i bambini stavano. E Quindi quindi era ancora piena la la festa. comunità. Invece ecco, per la festa di San Michele, Per la festa di che Michele ci facevi? organizzavamo per raccogliere le offerte. Era uno dei mercanti Ah, che quindi doveva avere le botteghe, i negozi, commerciava. e andavamo dappertutto, se non solo dai paesani di Savelli, ma anche dagli amici suoi, i quali dicevano sempre, diceva Pasquale, e davano l'offerta. Dopo quella processione per il Santo, noi pigliavamo tutti i costumi, cioè quelli del cinema. Tutti gli anni organizzavamo la processione con Con i costumi di Cinecittà. Cinecittà praticamente. Certo. Poi dopo c'era la preparazione immediata, preparare tutto quello che serviva Per San Michele. per San Michele. E poi allora c'era l'usanza che il parroco pagava la festa, pagava il pranzo Quindi pagavi il pranzo a tutti. ai ragazzi, no, ai giovani. E quanti erano? Compreso Dalindo, E chi che era era un lui? vecchietto che però mi aiuta sempre. Quello Veniva per le feste, io lo invitavo sempre con tutti. con tutti i ragazzi. Quindi la festa era per i ragazzi. Sì, era dei Era ragazzi, dei ragazzi. erano loro che la preparavano praticamente. Ma che particolarità c'aveva la festa di San Michele? Perché raccoglieva tutta la parrocchia, no? Dal punto di vista cristiano, Era tutta è la parrocchia. Il patrono è il patrono di Savelli, Sant'Andrea e Paganelli, no? Di tutta E di poi tutti dopo, quanti. e per la festa di San Michele, organizzata bene, compresi i servizi religiosi, ma anche i servizi poi logistici, perché poi la sera, dopo che si faceva la processione, c'era la pappatoria, Bisognava e c'era la damigiana del vino e c'era tutto quello che ogni c'era, ben vede Dio Dio che c'è qui da da noi, mangiare. sì, salsiccia, tutto il resto che veniva. Per fortuna, ecco, ci stanno questi sono due, ma ci stanno anche altri ragazzi e ragazze che quando è necessario, per San Michele soprattutto, si impegnano. Quindi mi hai detto che quando sei arrivato c'erano circa 100, 180 persone, Savelli. Sì, 180-200 200. erano lì. Quindi nel corso della tua vita da parroco l'hai visto comunque un po' spopolarsi il paese, I terremoti hanno fatto la parte loro. Guardi, io da quando che sono andato ho avuto sempre terremoti. Sempre, da quelli piccoli piccoli, un po' più grandi, più grandi, più grandi. Nel 72 c'è già un terremoto abbastanza serio. Poi c'è quello del Dal 79 79 e va bene. che distrusse Che la casa parrocchiale, cadde cosa. Poi la chiesa adesso è stata rifatta quasi completamente nuova, questa qui è qui. È fatta questa casa nuova, no? Nel 79, 79-80, 90, perché 79 fu il terremoto, rientrammo in chiesa, quella ricostruita nel 90, 11
il terremoto del 97? No, 97 non da qui da. Qui non fece danni. No, no, no. Però l'ha fatti quelli, quello da adesso, del 2016. Sì, però la chiesa questa qui è rimasta. Ha retto bene. C'è la parete, quella ultima giù che non era fatto niente, quella ha bisogno di essere bonificata. Però il resto sta. Ho visto parte del campanile anche, che ha per terra invece. Il campanile è quello che ha fatto un po' di danni. Anche l'organo che sta dentro, che l'avevamo prima del terremoto del 79, 2 anni prima l'avevo rimessa a posto, 2 milioni. Insomma. Rimessa a posto dopo, 56 milioni. Insomma. Ho rifatto tutto. Perché era caduta la roba. Quel picco lì era entrato sulla Camulcana così, era rimasto. Quindi il picco, quello proprio che è l'ingresso del giardino? Qui, e tutta la roba, il calcinaccio, le pietre, proprio sopra l'organo. Aveva schiacciato completamente. Aveva spianato praticamente l'organo. E abbiamo dovuto riprendere proprio quelle, ricostruirle. E insomma. Cioè, l'ha messa a posto la ditta Pinti. Sono famosi organisti loro. E poi suona pure bene, suona. Sì. Suona molto bene, Andrea. No, no, ma sono famosi. Comunque io ci ho fatto, c'è venuto qui uno che sa suonare l'organo, dei traforo ce l'ho mandato su, ha suonato, le canne stanno tutte spostate perché il terremoto. Ma l'ha messa fuori linea. Fuori linea, però il zoom era. Ha retto bene? Ha retto bene, suona. Quindi alla fine. Per cui i terremoti hanno segnato un po' lo spopolamento. Lo spopolamento, chiaro. Ma adesso è ancora peggio, sta succedendo. Certo. Adesso quanti sono qua a Favelli? Quanti adesso ci abitano? Quante persone? 110, penso. Quindi più o meno. E quando è che si ripopola invece la comunità? Adesso per Pasqua ne venivano tanti, si riempiva. E invece? Tornava. Adesso c'hanno tutte le case rotte? E comunque il periodo massimo che comunque mi raccontava anche Nicola o Giorgio è durante tra agosto, quando le persone da Roma rientrano. Quindi praticamente la comunità si ricostruisce in parte ad agosto. Sì.